Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Sì, prova 1, 2, 3, prova sì. Buonasera a tutti. Non avrei mai pensato che un giorno mi sarei trovata qui, con un microfono davanti e del cuore che va su e giù dall'emozione, a presentare a tutti voi la lista di cui orgogliosamente faccio parte. Futuro e cambiamento. Superando l'emozione, passo a presentare i miei compagni di viaggio, che speriamo ci porti il 26 maggio a ritrovarci di nuovo. La nostra lista è formata da Enzo Marino, Domenico Riccelli, Maria Antonietta Mellea, Rossella De Santis, Ercole Paone, Mario Scalisa, Francesco Amoroso, l'avvocato Giuditta Mattaccia, Luigi Capicotto, la sottoscritta ed infine, ma non l'ultimo, il candidato a sindaco Michele Meranzo. Passo la parola all'avvocato Giuditta Mattaccia. Applaudite pure quanto volete. Voi scendete tutti. Io per punti ho scritto qualcosa. Abbiamo pochi secondi quasi, quindi certamente non potrò essere esaustiva. Intanto vi saluto tutti calorosamente, vi ringrazio personalmente per essere qui e vi ringraziamo tutti. Sottoscrivo e condivido le parole dell'amica Angela, perché in effetti mai neanch'io mi sarei aspettata di oggi di fare questo comizio, non perché non sia appassionata del mio paese e non sia appassionata di politica, ma perché pensavo che i tempi fossero non ancora maturi affinché, diciamo, noi giovani e le donne ci potessimo mettere in politica a livello attivo. Ho deciso invece con grande orgoglio, in realtà, e coraggio di accettare questa proposta pervenutami da Michele Meranti, il mio candidato a sindaco, che ringrazio. E questi ringraziamenti pubblici, si sente, questi ringraziamenti pubblici sono doverosi, perché lui ha colto la mia passione della politica, mi ha offerto lo strumento utile per poter fare ciò che ritengo che a Pentone bisogna fare, che necessiti di essere fatto, come a Santilia Visconte, cioè promuovere questo paese. Chi mi conosce sa, e molti di voi ma non tutti, insomma, mi conoscono, sono molto caparbia e tenace. Ciò che dico tento di fare, diciamo, all'impossibile.
Sempre nel rispetto delle leggi, per chi non mi conosce è doveroso dire che sono un avvocato civilista e di diritto di famiglia. Mi occupo, diciamo, dei problemi della gente da sempre e sono socia di diverse associazioni, sono stata abituata a vivere nel sociale. Per Pentone da anni immagino uno sviluppo che in realtà non è lontano, però bisogna avere la fantasia e il coraggio di tentare. Quindi io, insomma, con coraggio mi presento a voi come candidata e sento su di me tutta la responsabilità in realtà dell'essere candidato, perché se venissi eletta con il vostro consenso dovrei rappresentare voi, quindi solo se voi ritenete che la mia faccia, diciamo le mie capacità, possano rappresentarvi avrà senso scegliermi. Io spero che voi lo facciate, perché a differenza di molti dei candidati della mia lista e anche delle altre liste, la mia famiglia ha per metà origini nordiche, quindi non ho il cosiddetto, diciamo, la cosiddetta base familiare o quel che magari molti pentonesi più radicati di me sul territorio hanno. Però chi vive questo paese come Sant'Elia mi ha sempre visto partecipe, diciamo, del cambiamento, promotrice di iniziative. Per Pentone immaginiamo, e ci abbiamo tenuto con Michele a metterlo nel programma, primo tra tutte, entro nello specifico perché i minuti sono davvero pochi, primo tra tutti abbiamo immaginato uno sviluppo, un utilizzo costante e la ricerca costante dei fondi comunitari. Pentone, a differenza di altri paesi del circondario, non ha sfruttato al meglio le opportunità comunitarie per una serie di motivi che non starò io qui a analizzare, però che penso più o meno tutti conoscano. Per il futuro vi potrò assicurare che se sarò eletta con il vostro appoggio non perderemo d'occhio le opportunità comunitarie e nazionali che il governo centrale ci metterà a disposizione, e quindi certamente parteciperemo con un team di professionisti. Molti sono già presenti nella nostra lista e molti li individueremo tra la cittadinanza attiva per progettare una pensione diversa, per immaginarci una pensione più bella anche dal punto di vista estetico. Per fare ciò ovviamente abbiamo bisogno del vostro appoggio. Io sono positiva per natura, quindi mi sento di poter dire che andrà bene Michele. Sinceramente sì, mi sento positiva. Io sono, anche dopo il 26 maggio, dopo il 25 maggio che si vota, sarò comunque sempre a Sant'Elia, sempre presente sul territorio. Quindi la mia più grande gioia ovviamente sarebbe di poter entrare con grande umiltà nel Consiglio Comunale del mio paese e rappresentarlo. Rispetterò certamente le leggi con le quali mi sono formata, e proprio studiando le leggi o analizzando, diciamo, le varie facoltà che la legge stessa ci mette a disposizione, studiando, dicevo, ci siamo accorti che tramite gli strumenti che lo Stato ci mette a disposizione, per esempio il potere regolamentare che il Comune ha di organizzarsi, potremmo immaginare, e io spero che ciò, insomma, con la mia elezione riusciremo anche a farlo, secondo me, con l'appoggio di tutti voi, potremmo organizzare, inventare un servizio sperimentale che potremmo anche chiamare servizio civico, cioè fare in modo che la gente, al posto di andare per esempio a cercare lavoro, offrire il proprio contributo e collaborazione al di fuori del proprio paese con una professionalità, e se non ce l'ha gliela forniremo, possa interagire e occuparsi sul proprio territorio, perché troppo spesso molte amministrazioni, non solo la nostra, hanno scelto professionisti o anche tecnici, operai che fossero del circondario, senza magari ragionare sul fatto che molte famiglie soffrono la disoccupazione già sul nostro territorio. Quindi con gli strumenti stessi che la legge ci dà, questo ci tengo a sottolinearlo, possiamo innovarci e sperimentare un nuovo modo di gestire i nostri servizi. Così l'assistenza domiciliare agli anziani, ci abbiamo tenuto molto a metterla nel programma, gli altri miei colleghi candidati vi spiegheranno altri punti. È importante che sappiate che abbiamo ben chiaro, praticamente tutti noi candidati della nostra lista, quali sono i problemi che toccano Pentone, e a uno in 5 anni tenteremo di risolverli. Non vorrei sembrarvi presuntuosa, ma in lunghe riunioni che abbiamo fatto anche noi tra la lista abbiamo anche trovato gli strumenti per come risolverli, altrimenti potremmo forse sembrarvi solo delle persone che parlano, dicono cose, promettono e poi non sanno come fare. Beh, noi gli strumenti li abbiamo già studiati prima e quindi siamo certi di poter fare le cose che prometteremo. Dopodiché ringrazio mia mamma,
assolutamente mia mamma, perché è forse l'unica persona che conosco più caparbia e tenace di me, e la ringrazio pubblicamente per questo suo appoggio. Spero che sia fiera di me. Le mamme sono le mamme, lei poi è molto tosta, quindi insomma sono veramente fiera e spero che lei sia fiera di me in questo momento. Quindi lavoreremo tutti insieme, questo è l'importante. Dare il voto a me significa avere una persona che sia mezzo, cioè io sarò il vostro braccio per portare in consiglio comunale le vostre istanze, perché amministrare un territorio a mio avviso significa questo, noi vi rappresentiamo. Quindi non ci sarà bisogno di venire a elemosinare un vostro diritto, perché io personalmente sarò veramente felice di potervi aiutare, perché mi candido proprio per fare questo, risolvere i problemi della gente. Abbiamo tutti chiaro, io in particolar modo, che molte cose vanno fatte come amministrazione, come compiti primari, la famosa manutenzione delle strade, i punti luce, la pulizia delle strade, queste cose sono cose che faremo comunque perché è il compito primario di un'amministrazione, ma noi sogniamo, immaginiamo anche un cambiamento più radicale, di abbellire questo paese, di creare forza lavoro in questo paese, di portare investimenti comunitari e anche di privati, e soprattutto supporteremo le persone che magari hanno qualcosa nelle loro mani ma non sanno come inserirlo nel mercato dell'impresa.